Buongiorno e bentornati sul mio canale. È quasi carnevale e quindi è ora di friggere una bella ricettina insieme. Oggi vi propongo una ricetta buona, soffice e veramente profumata. Le zeppole con ricotta e arancia nell'impasto. Questi due ingredienti le rendono veramente morbidissime e molto profumate e aromatiche. Non so voi come fate le zeppole. Di zeppole ne esistono veramente tantissime. C'è chi le fa a carnevale, c'è chi le fa a Natale, c'è chi le fa alla festa del papà, qualcuno le prepara salate, qualcuno le prepara dolci, alcuni le preparano con la crema sopra, altri a forma di ciambella, altri tipo frittelline, insomma di zeppole ne esistono veramente tantissime. Questa è solo una delle ricette possibili, vi consiglio di provarla perché è veramente buona. Anche quest'oggi, come in tutte le ricette presenti sul mio canale, utilizzeremo Valentino, il mio adorato lievito madre solido, eccolo qui. Ma se voi non lo possedete, non vi preoccupate assolutamente, perché nell'info box troverete le istruzioni per convertire le dosi e utilizzare al suo posto lievito di birra fresco oppure Licoli. Solo una cosa prima di iniziare, mi raccomando, date sempre una sbirciatina all'info box, perché lì trovate la lista di tutti gli ingredienti della ricetta, trovate i link per ordinare i miei libri come questo qui, Lievito Madre Consigli e Ricette, e tutti gli altri e tante altre informazioni utili, quindi date sempre una sbirciatina all'info box. E detto questo, cominciamo subito a mettere le mani in pasta per preparare delle deliziose, profumate e soffici zeppole con lievito madre. Per questa ricetta ci serviranno 200 g di ricotta di pecora, 300 g di farina di tipo 0, 80 g di zucchero, un uovo intero, un pizzicotto di sale. Poi ci serve la scorza di un'arancia grattugiata, non trattata. Se non la trovate, la potete sostituire, come farò io, con un cucchiaino di pasta d'arancia oppure un paio di cucchiai di liquore all'arancia oppure al mandarino. Io quest'oggi userò il mandarinetto di mamma Noemi, eccolo qua. E poi 100 g di lievito madre rinfrescato e raddoppiato di volume. Oggi impasterò questa ricetta a mano, uno perché è facile e due perché tante persone che mi ascoltano non hanno l'impastatrice. E sì, si possono ottenere ottimi risultati anche con le vostre manine. Basta un po' di pazienza in più. Ovviamente, se preferite utilizzare l'impastatrice, fatelo pure e inserite gli ingredienti esattamente nello stesso ordine che vedrete adesso. L'ho detto male, ma si è capito, va bene. Iniziamo mettendo nella ciotola la ricotta setacciata, l'uovo intero, lo zucchero, il lievito madre a pezzi e iniziamo a lavorare il tutto con le mani per sciogliere un po' il lievito madre. Sempre lavorando, inseriamo anche l'aroma d'arancia, la scorza oppure, come nel mio caso, il mandarinetto di mamma Noemi che dà sempre un tocco in più ai miei dolci. E poi la farina. E andiamo a formare il nostro panetto. È un impasto davvero semplicissimo, come vedete si forma subito il panetto perché non è molto idratato. Ecco qua, già si sta formando l'impasto. Aggiungiamo anche il sale e spostiamoci sul piano di lavoro per ultimare la lavorazione dell'impasto. È davvero semplicissimo, in un attimo otterrete il vostro impasto. Eccolo qua. Adesso formiamo una palla e mettiamola a lievitare in un contenitore che avremo leggermente imburrato. Il nostro impasto dovrà esattamente raddoppiare di volume. Per capire bene il momento del raddoppio e poter procedere con la ricetta, vi consiglio di utilizzare un contenitore con le pareti dritte perpendicolari al piano, così potrete segnare a che livello arriva l'impasto e monitorare esattamente la lievitazione. E allora mi direte, Valentina, perché tu non lo utilizzi? Perché sono tutti occupati oggi i miei contenitori e quindi oggi userò in via del tutto eccezionale questa bowl, ma tanto riesco a regolarmi ugualmente. Ma voi usatelo, mi raccomando. Adesso quindi copriamo il nostro impasto, mettiamolo a lievitare al calduccio, ecco, per esempio sotto una bellissima copertina da lievitazione calda calda. Se volete la mia, trovate il link diretto per ordinarla qui sotto in info box. Adesso lasciamo lievitare il nostro impasto e quando sarà raddoppiato di volume potremo procedere con la ricetta.
Quando l'impasto sarà raddoppiato di volume, rovesciamolo sul piano di lavoro, prepariamo accanto a noi un pezzetto di carta forno dove andremo ad appoggiare le nostre zeppole formate. Poi, con l'aiuto di una bilancia, ritagliamo dal nostro impasto 10 pezzi della stessa misura. Basta pesarlo e fare ovviamente diviso 10. Adesso facciamo dei lunghi rotolini. Perché ricordatevi che poi lieviteranno ancora e si gonfieranno ulteriormente nell'olio. Quindi adesso facciamoli sottili, facciamo dei rotolini e andiamoli ad incrociare in questo modo. Schiacciamo un po' per farli aderire e appoggiamoli sulla carta forno. Chiaramente io vi ho detto di fare 10 pezzi, ma potete anche decidere di fare delle zeppoline più piccole e quindi fate pezzetti più piccolini, ovviamente. Procediamo, quindi facciamo rotolini. Ecco, più o meno larghi come un dito, ok? Per capirci. Poi andiamo a sovrapporre le due punte, facciamole aderire e appoggiamoli sulla carta forno. Adesso ritagliamo la carta forno in modo che ogni zeppola stia sul suo pezzettino. Questo ci aiuterà quando le dovremo inserire all'interno dell'olio bollente. Adesso copriamo le nostre zeppole con un pezzetto di pellicola, poi con una bella copertina calda calda e lasciamo fare alle nostre zeppoline, anzi alle nostre zeppolone, la loro seconda lievitazione. Quando saranno di nuovo raddoppiati di volume, potremo procedere con la cottura. Ed ecco le mie zeppole sono belle lievitate e pronte per essere fritte. Ho già iniziato a friggere le prime, come vedete, quindi padella sul fuoco, mi raccomando, fuoco al massimo. Misuriamo la temperatura dell'olio, quando raggiunge 170 gradi, anche 175, possiamo iniziare a friggere. Oppure, metodo del mestolo, mettiamo il mestolino al centro, se fa le bollicine intorno. L'olio è caldo, eccole lì, le vedete le bollicine? Ok, quello è il segnale che possiamo iniziare. Utilizzando i nostri foglietti di carta forno, immergiamo le nostre zeppole all'interno dell'olio. Così sarà facilissimo questo passaggio. Dopo pochi secondi possiamo già rimuovere il pezzetto di carta. Lasciamole danzare nell'olio per qualche minuto e poi andiamole a girare. Vediamo un po' se sono pronte, direi proprio di sì. Giriamole. Eccole qui, un paio di minuti per lato e direi che sono pronte anche dall'altro. Ok, adesso velocemente sulla carta assorbente e molto rapidamente diamogli un'asciugatina e poi via nello zucchero. Le nostre zeppoline sono pronte, procediamo con altre due. Ed eccole pronte, via sulla carta assorbente e poi nello zucchero. Eccola qua. Ed eccole pronte. Chi è che ha voglia di dare un morso? Guardate un po' che belle, guardate un po' come sono belle cicciottone. Tra poco ne taglio una, anzi, tra poco ne mordo una e vi faccio vedere come sono all'interno. Ma prima vi devo dire due cose. Per tutte le farinose che mi seguono, che hanno i coperchi Magic Cooker, ho fritto alcune zeppole con il metodo tradizionale che avete appena visto e altre invece le ho fritte con il metodo Magic Cooker che vi mostrerò in un altro video che uscirà fra qualche giorno sul canale. Quindi se avete i coperchi magici dovete solo aspettare qualche giorno e avrete il vostro tutorial. Per chi non sa che cosa siano i coperchi Magic Cooker, vi rimando a un video che ho fatto dove vi spiego cosa sono e come li utilizzo. In questo caso sono molto utili perché permettono di fare una frittura senza schizzare tutto l'olio fuori dalla padella e senza che ci sia odore di fritto in giro per la casa e per altri, tanti altri motivi che non vi sto qui ad elencare perché qui stiamo facendo un altro tutorial, vero? Oggi non è un tutorial dedicato a Magic
Magic Cooker, ma un tutorial dedicato alle zeppole. Ma tornando alle nostre zeppoline, vi è piaciuto questo video? Allora, se vi è piaciuto, lasciate un bel like qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate scrivendomi i vostri commentini qui sotto. Prima di andare via, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e accendete la campanellina per essere sempre informati su tutti i video che posto. E poi ancora, venitemi a cercare anche su Facebook e su Instagram, mi trovate come Tu Valentina. Seguitemi anche lì, mi raccomando. E se friggerete le mie zeppole, venitele a postare nel meraviglioso gruppo gentile, il gruppo Facebook Lievito Madre Consigli e Ricette. Ok, sì, per oggi vi ho detto tutto, adesso addento una zeppola e vi faccio vedere come sono venute. Vado addento, io addento, eh. Ok, ciao, ci vediamo alla prossima. È stato bello, ci vediamo al prossimo video, sono meravigliose, ovviamente sono buonissime. Si sente l'arancia, si sente la ricotta, io le adoro e sono sicura che le adorerete anche voi. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao a tutti!